Oggi vi parlo di precipitazione. E, sapendo che appunto che una parte di voi fa il corso di fisica dell'atmosfera, io non vado a recuperare quelle nozioni che dovrebbero essere già note a questa persona. E, però nel blog trovate comunque anche delle slide che vi possono servire per recuperare quei concetti che magari vi possono aiutare, per capire che cos'è una parcella, come si comporta una parcella d'aria innalzandosi ed espandendosi adiabaticamente, cose di questo tipo, che magari vi dovrebbero essere comunque noti anche da altri corsi. Il mio problema qui è capire che cosa, alcuni elementi generali sulle precipitazioni, in particolare poi il nostro problema particolare sarà quello di vedere come le precipitazioni si comportano a terra. Questa è una poesia di Tagore, la prima che si scrisse a 5 anni, che la più avvocata è la foglia crema, che mi sembra un bel inizio per questo. Per questa parte. Appunto gli obiettivi che vi chiarisco è quelli di capire da un punto di vista generale, un po' generico se vogliamo dire, come si formano le precipitazioni e quali sono i tipi di nuvole che poi le generano. Allora, detta in parole molto semplici, che cosa è necessario perché piova? Necessario che sia dell'aria umida, che quest'aria umida si abbassi di temperatura, abbassandosi la temperatura si raggiungono quelle condizioni che portano alla ricondensazione dell'umidità che c'è nella terra. E quindi poi si formano dei nuclei di condensazione e poi ad un certo momento tutto queste l'acqua liquida cada di nuovo. Cada sulla superficie di nuovo. Il modo con cui questo avviene all'interno della superficie terrestre, dell'atmosfera terrestre, è l'innalzamento, cioè l'aria si raffredda perché generalmente viene innalzata. Laddove l'aria, ci sono dei moti che innalzano l'aria, si formano le nubi e poi ci possono essere precipitazioni. Laddove l'aria discende avviene il fenomeno contrario, cioè eventualmente dell'aria umida contenente piccole gocciole d'acqua invece di condensarsi ulteriormente, di aggregarsi, possono evaporare di nuovo, evapora. E quindi le gocce evaporano quando l'acqua discende. Quali sono le ragioni allora per cui l'aria si innalza sulla superficie della Terra? Beh, la ragione più grande, più importante a scala grande di tutta la superficie della Terra è il fatto che la Terra, l'atmosfera, è irradiata dal Sole. La radiazione colpisce la superficie della Terra e la riscalda, e la radiazione è praticamente trasparente rispetto, cioè l'atmosfera è praticamente trasparente rispetto alla radiazione che la attraversa e colpisce la superficie della Terra, che quindi si riscalda. L'atmosfera si riscalda poi dal basso, questo lo avevamo anche già accennato quando ho parlato del bilancio di energia. In realtà la Terra poi, tutto questo è combinato con il fatto che la Terra è una sfera e in particolare è una sfera che è anche inclinata rispetto all'asse dell'eclittica e quindi ci sono delle posizioni sulla superficie della Terra che ricevono maggiore radiazione di altre, in particolare tra l'equatore e i tropici la radiazione è in eccesso rispetto alla radiazione che è ricevuta ai poli, al polo sud e al polo nord. Questo comporta sì che vi sia uno sbilancio energetico fra l'equatore e i poli, e che questo inneschi quindi
un fenomeno di ridistribuzione di questa energia in eccesso attraverso dei grandi moti di natura affettiva e convettiva che avvengono alla scala di tutta la superficie della Terra. Se la Terra non fosse sferica, diciamo, se la Terra non ruotasse, si formerebbero delle celle convettive che vanno direttamente dall'equatore ai poli. L'aria si innalzerebbe all'equatore e discenderebbe più o meno al polo. Vedete invece in questa immagine che ci sono tre ben distinte celle di convezione. Queste si chiamano celle di Hadley e queste sono le celle alle medie latitudini. E vedete in particolare che l'aria si innalza all'equatore intorno al 60° parallelo, mentre si tende a discendere attorno al 30° parallelo. Quindi noi, relativamente a questi processi di ridistribuzione dell'energia sull'intera superficie della Terra, avremo formazioni di nubi tendenzialmente all'equatore e tendenzialmente al 60° parallelo. Perché ci sono tre celle invece di una sola? Questo è legato al fatto che la Terra ruota e quindi le masse d'aria che si sollevano in qualunque punto della Terra e acquistano una velocità subiscono l'effetto della forza di Coriolis. Per cui nell'emisfero nord una particella d'aria che si mette in moto in una certa direzione viene deviata verso la destra. Tant'è che i moti che avvengono in atmosfera, e qui lo dico per quelli che non seguono il corso appunto di fisica dell'atmosfera, partono nella direzione di che cosa? Del gradiente barico, perché ci sono differenze di pressione da un punto all'altro, le differenze di pressione provocano un movimento dell'aria. Partono quindi nella direzione del gradiente barico, due differenze di pressione, come se fossimo in un tubo, esattamente, e stessimo affrontando un problema di idraulica. In realtà il tubo non c'è, ma c'è anche la forza di Coriolis. La forza di Coriolis fa deviare la direzione del moto di queste particelle e di fatto, quando siamo in quota, il moto dei volumi d'aria non è nella direzione del gradiente barico ma parallelamente alle linee isobariche, esattamente a 90 gradi di dove dovrebbero essere. Tutto questo è la ragione per cui compaiono tre celle invece di una, e quindi ci sono, invece che un solo punto di formazione diciamo principale sulla superficie della Terra, almeno due punti, tre punti sulla Terra in cui tendenzialmente si formano delle nubi per effetto della circolazione globale. Quanto grandi sono i fenomeni che hanno a che fare con questa circolazione? La Terra è 12.000 km, quindi diviso 1, 2, 3, 4, 5, 6, queste celle sono 2-3.000 km. I fenomeni di grande scala che provocano l'innalzamento dell'aria hanno questa scala spaziale di 2-3.000 km. La velocità con cui l'aria si innalza è relativamente lenta e relativamente modesta, ma molto persistente e diffusa. Un altro aspetto è che, proprio per il fatto che le masse d'aria si muovono e deviano, è che si creano dei punti di incontro, in particolare proprio sulle celle che vi ho mostrate prima, in cui i campi del moto sono tra loro opposti e ci sono proprio delle vere e proprie discontinuità sia nelle caratteristiche termodinamiche delle masse d'aria sia nelle caratteristiche dinamiche di queste masse d'aria. Le masse d'aria più leggere
che possono essere più calde o con un maggiore contenuto di umidità o entrambe le cose, tendono a scivolare sopra le masse d'aria più fredde. Poiché appunto tra l'altro il contenuto di umidità è tale per cui il peso specifico di una massa d'aria contenente umidità e il peso specifico di massa d'aria secco sono diversi, in particolare più ha un peso specifico minore la parte contenente umidità, perché l'acqua è composta da ossigeno, deriva dalla composizione atomica delle sostanze di cui stiamo parlando. Abbiamo detto che questi moti hanno una scala piuttosto grande, dell'ordine delle migliaia di chilometri. In generale il tipo di moti viene definito in meteorologia, in questo caso moti di mesoscala. Le superfici presentano delle discontinuità e di questo ci si è reso conto all'incirca 100 anni fa. In particolare la scuola meteorologica che ha per primo introdotto e descritto questo tipo di movimenti era una scuola norvegese. 100 anni fa era il tempo in cui c'era il tempo della prima guerra mondiale, più o meno, e di varie guerre che c'erano in giro per l'Europa, e quindi da questa idea nasce anche appunto le masse di aria, vengono viste come degli eserciti che si fronteggiano e vengono chiamati appunto fronti di aria fredda e fronti di aria calda. C'è almeno un altro tipo di modalità di innalzamento dell'aria, e cioè è dovuto all'interazione di queste grandi masse d'aria che comunque si muovono con la superficie terrestre. In particolare una massa d'aria che si muove, l'origine del movimento naturalmente è sempre la diversità di irraggiamento solare fra le parti, che può essere anche locale in realtà. La massa d'aria che si muove può incontrare una catena montuosa. Per effetto della catena montuosa la massa d'aria si innalza, si abbassa la temperatura, si scende sotto il punto di condensazione e si formano delle nubi, e in caso le nubi precipitano l'acqua che contengono. Qui vedete un po' di meccanismi tratti dal libro di Whiteman, un po' di meccanismi orografici si chiamano, che forzano la produzione di nuvole. Vedete, il vento spinge le masse d'aria lungo la superficie della montagna, in prossimità della sommità si forma una nube. Poi, a seconda della disposizione reciproca di venti e di catene montuose, le nubi possono essere esattamente sopra i crinali o a valle dei crinali, a seconda della posizione del vento. In questa altra colonna invece è rappresentato il terzo meccanismo di formazione delle nubi, che è un meccanismo che si chiama convettivo. Convezione sono moti turbolenti, estremamente veloci di rimescolamento dell'aria o comunque di un fluido. Se voi mettete mettete una pentola d'acqua sul fuoco, lo scaldate da sotto, dopo un po' osservate che si formano dei movimenti convettivi nella pentola. L'acqua più calda che sta in fondo è spinta a salirsi, subisce una spinta di galleggiamento, è spinta quindi a salire verso l'alto, e ovviamente sposta l'acqua che sta in alto e questa ridiscende. Lo stesso succede in questo caso: l'atmosfera, ripeto, è trasparente alla radiazione solare, quasi si scalda il terreno
è più caldo dell'atmosfera e succede esattamente quello che succede nella pentola della pasta dei vostri cui cuciniamo, dovremmo tutti cucinare a quest'ora degli spaghetti e mangiarceli. Però succede esattamente questo, quindi si innescano questi grandi moti convettivi, in alcuni punti l'aria discende, in altri punti l'aria sale. Dove l'aria sale ci sono le condizioni per formare delle nubi e quindi poi produrre della precipitazione. La scala dei fenomeni qui è di nuovo diversa, mentre prima parlavamo di 3.000 km e di aria che sale molto lentamente, o relativamente lentamente, qui parliamo, nel caso di fenomeni orografici, di fenomeni che sono legati alle dimensioni delle catene montuose con i quali le masse d'aria si vanno a scontrare. Allora possono essere di grandi dimensioni quando per esempio abbiamo le masse d'aria che si sollevano dall'oceano Indiano e vanno contro che cosa? Vanno contro per esempio l'Himalaya. Siamo di nuovo dell'ordine di migliaia di chilometri e queste sono piogge monsoniche per esempio. Oppure potrebbero essere le Alpi o gli Appennini o altre situazioni che sono peraltro piuttosto grandi. In questo caso dipende anche dal tipo di flusso che si viene a generare nella dinamica atmosferica. Però si va dai 10 km alle migliaia di chilometri. Per quel che riguarda invece i moti convettivi, questi sono molto localizzati. Per esempio, questa figura mostra molto chiaramente che l'irraggiamento avviene tra l'altro in maniera differenziata sulle superfici che sono inclinate, perché le superfici inclinate sono maggiormente perpendicolari ai raggi solari che in un determinato periodo dell'anno o del giorno è più o meno ortogonale alla è più o meno ortogonale a queste superfici. Le superfici che sono ortogonali ai raggi solari ricevono il massimo dell'intensità di irraggiamento. Queste si scaldano di più ed è proprio lì che si formano le nubi. In questo caso le nubi hanno delle dimensioni molto più limitate, dell'ordine dei 10 per 10 km, quindi 100 km quadrati. I fenomeni sono molto localizzati e sono relativamente potenti e veloci. Quest'ultimo fenomeno che vi ho nominato di solito viene definito come con il termine di instabilità atmosferica. Questa figura, che è una figura storica che risale a Planck, un libro che scrisse quasi un secolo fa, mostra una cosa. Qui vedete un grafico in cui ci sono le altezze, qui ci sono le temperature e queste linee riportano come le temperature tendono a diminuire con la quota. Queste curve si chiamano sono delle rette perché rappresentano quello che si chiama gradiente adiabatico della temperatura, cioè si immagina che una particella d'aria spinta ad innalzarsi non scambi le sue proprietà termodinamiche con l'aria circostante e mantenga almeno per un certo tempo la sua identità termodinamica, quindi pressione e volume. In particolare pressione e densità in questo caso, mentre adegua quasi istantaneamente la propria temperatura. Si può calcolare, facendo un semplice bilancio, che questo gradiente adiabatico è di 9,8 gradi ogni 1000 metri di quota. In realtà questa non rappresenta la distribuzione di temperature dell'atmosfera, ma la distribuzione di temperature dell'atmosfera è rappresentata qui da questa linea curva. E come vedete, e in particolare questa linea curva che qui segue in sostanza la diabatica nella parte finale, quindi siamo, ma poi se ne discosta. Se l'aria
nella verticale ha una distribuzione della temperatura che segue i gradienti adiabatici con le condizioni di stabilità dell'atmosfera si dicono neutre, perché un qualsiasi volume di aria che si sposti dalla superficie verso l'alto ha proprietà termodinamiche che sono sempre uguali a quelle dell'aria che sta intorno ad essa. Viceversa, se la temperatura iniziale di questa particella, per esempio, è più alta, ci possono essere condizioni in cui il profilo adiabatico in qualche modo non rispetta il profilo dell'atmosfera. Questo fa sì che quando una particella che si indalza, che segue il profilo adiabatico, abbia densità minore o maggiore dell'aria che la circonda. In particolare, se la densità è minore, questa particella viene spinta a ritornare verso il basso, quindi abbiamo condizioni di atmosfera stabile. Oggi, per esempio, siamo sicuramente in condizioni di atmosfera stabile, basta guardare fuori dalla finestra. Se non fosse così, non ci sarebbe tutto questo, questa nebbiolina che vediamo, insomma, nella valle che ci circonda. Viceversa, ci sono condizioni in cui le particelle di aria che si innalza hanno densità minore e sono forzate ad innalzarsi sempre di più. In questo caso sono proprio le condizioni di instabilità atmosferica di cui poi parlano anche le previsioni del tempo quando le vediamo. In questo punto, fino a qui va tutto bene, cioè va tutto bene, l'aria si innalza senza che succeda nulla. A questo punto però c'è un livello in cui la temperatura discende di sotto del punto di condensazione del vapore acqueo che si trovava nella parcella di atmosfera. Cosa succede qui? Non istantaneamente in realtà, perché il processo di nucleazione richiede il superamento di un gap di energia per la formazione delle gocciole iniziali. Ci devono essere delle condizioni per cui la condensazione avvenga in condizioni, diciamo, eterogenee. A questo punto l'acqua comincia a condensarsi, si formano delle goccioline, le quali rimangono naturalmente sospese in aria e si formano quindi le nubi. Queste che vedete rappresentate qui sono tipiche nuvole convettive, questo è un cumulo che si forma e poi si va a formare uno strato cumulo. Il processo di condensazione libera energia e quindi la perdita di temperatura con la quota della nostra particella che continua ad innalzarsi è inferiore ai 9,8 gradi e per esempio si potrebbe attestare, se volessimo dare dei numeri, intorno ai 5-6 gradi per chilometro di quota. Avviene la condensazione, questa condensazione aumenta. Superato un certo livello, le condizioni per cui l'atmosfera è instabile vengono a cessare e quindi tutto rimane confinato in una fascia ben precisa. Difatti voi questo tipico profilo lo riconoscete, questo martello, quindi questa specie di incudine dei cumulonimbi, lo riconoscete in tante nubi estive. Lo sviluppo verticale qui della nostra nube non è riportato correttamente nel grafico, perché l'altezza qui siamo sui 7-8 km ed è paragonabile alla larghezza della nube, quindi una specie di cubo, se vogliamo approssimare all'estremo questa nube. Qui i moti possono essere molto veloci, l'innalzamento dell'aria avviene molto velocemente, l'accumulo della quantità di acqua all'interno di queste nubi è un fenomeno molto più violento di quello che avviene negli altri due casi che vi ho illustrato prima.
abbiamo raccontato un po' alla quark, se vogliamo, come si formano le nuvole. Quando si forma questo, per esempio, è appunto la formazione di uno strato, un cumulo nimbo tratto da questo sito che si chiama The Cloud Appreciation Society, che è uno dei siti più visitati al mondo, dove la gente fa le foto delle nubi che si vengono a formare. A questo punto il fenomeno di ho trascurato tutta una serie di questioni interessantissime sulla termodinamica dell'atmosfera, ma non è questo il luogo in cui queste cose mi devono raccontare queste cose. E naturalmente il fatto che ci siano nubi non implica necessariamente che l'acqua formata in gocciole poi cada. Le gocciole devono avere le opportune dimensioni e la forza di gravità deve dominare sulle forze ascensionali che le mantengono sospese. Quando questo accade può piovere, nevicare, grandinare e piovere in tutte le sue accezioni che gli inglesi sanno descrivere con un numero infinito di termini e di differenze. Rispetto, quindi abbiamo tre meccanismi principali, che poi si mescolano tra di loro, tra l'altro, di formazione delle nuvole: il meccanismo frontizio, il meccanismo orografico e il meccanismo convettivo. I tipi di nube che si possono distinguere, peraltro, hanno delle caratteristiche diverse. Per esempio, questa che vedete rappresentata qui è un tipo di nube stratiforme, uno strato. Questo potrebbe essere formato dove? Intanto, che caratteristica ha? Lo si vede un po' intuendo guardando verso l'orizzonte. Le nubi non sono sviluppate verticalmente, sono relativamente contenute ad una certa quota. Questo ha delle conseguenze sulla dinamica della precipitazione, che poi vedremo. Questo appunto è il cumulo nimbo di cui ormai vi ho parlato un sacco di volte, vedete in cima lo sviluppo. Questa foto è estremamente caratteristica e poi ci ritornerò anche su mostrando quella che potrebbe essere un'interpretazione planimetrica di questa nuvola, perché vedete che qui c'è il cumulo nebo gigantesco e qui sotto ci sarà una precipitazione molto intensa. Qui sotto ci sono dei cumuli congesti o dei cumuli che sono in qualche modo ancillari e tutto intorno al cumulo nebo. Non è una caratteristica casuale, ma succede quasi sempre in questo modo. Se guardiamo dentro le nuvole stratiformi con un radar, per esempio, quello che vediamo è una cosa di questo tipo. Vedete qua appunto uno spessore tipico di 1-2 km, un'estensione spaziale molto grande, del resto congruente con quello che vi ho detto sulle modalità di innalzamento e di formazione di questo tipo di nubi. Diciamo, non ci sono grandi moti convettivi all'interno di questa, cioè certo è comunque convezione quando si ha innalzamento dell'aria, ma quando si è formata questa nube e poi questa nube viene trasportata, ad un certo momento, se i nuclei di condensazione sono abbastanza pesanti, la pioggia comincia ad accadere. In particolare c'è un livello dove la temperatura qui è inferiore agli 0 gradi e non ho gocce d'acqua, ho aghi o ghiaccio. Queste nubi sopra qui sono formate da ghiaccio, questo ghiaccio cade lentamente, si deposita e poi si fonde in acqua e poi cade. Generalmente qui la precipitazione è di lunga durata e di bassa intensità. Guardando invece la formazione di un cumulo, vedete sulla sinistra
un nembo, un cumulo, la nube dei Teletubbies, la nube dei panmortali. Se voi rappresentate una nube, disegnate quella sulla sinistra in basso di solito, che è un cumulo. Questo è un primo aspetto, una prima manifestazione che è in atto un processo convettivo, che può essere più o meno intenso e può svilupparsi o anche no, nella direzione che voi vedete andando da sinistra verso destra. L'irraggiamento, le condizioni dell'atmosfera sono tale che il moto verticale continua a formarsi. Tutta questa parte che vedete rappresentata qui sembra che corrisponde all'interpretazione di un'immagine radar, contiene gocce di pioggia. Superato un certo limite, una certa fase di accumulo, le gocce di pioggia sono sufficientemente pesanti da cadere e quindi si ha un temporale estivo, per esempio, un fortunale. Poi qui c'è una fase di esaurimento della nuvola e infine la nuvola scompare. 5 km qui dice, l'altezza qui si va su tutto lo sviluppo verticale dell'atmosfera, quindi 7, 8, 10 km. E i fenomeni sono molto intensi. Un altro tipo di fenomeno che voi siete abituati a vedere sono i cicloni extratropicali. Siete abituati a vederli perché li vedete ogni volta che guardate le previsioni del tempo. In particolare si formano dei cicloni, per esempio sull'Islanda o nel nostro caso si possono formare in situazioni relative sulla penisola dei Balcani e convergono da una parte e dall'altra verso l'Italia. Che cosa si è rappresentato in un ciclone di questo tipo? Beh, vedete, queste qui parliamo di alcune migliaia di chilometri come sviluppo. In particolare vedete queste due linee, una rappresentata con dei triangolini e una rappresentata con dei tondi, con dei semicerchi. Quello rappresentato con i triangolini è un fronte freddo. Fronte freddo, acqua più acqua, aria più pesante relativamente, e questo è un fronte caldo e umido. Il fronte freddo normalmente viaggia più velocemente. All'inizio i due fronti erano, diciamo, posti a 180 gradi, poi dovuta all'instabilità e alla discontinuità dinamica che si viene a creare, questi formano una specie di spirale. Il fronte freddo però si muove più velocemente del fronte caldo e spinge l'aria calda e umida in alto, quindi le precipitazioni si formano attorno a queste zone. In realtà ci sono dei fenomeni convettivi anche sia anticipatori e sia posticipatori del fronte, per cui ci sono precipitazioni che anticipano il fronte, lo seguono, e naturalmente precipitazioni anche durante il fenomeno. Poi, siccome appunto il fronte freddo corre più veloce del fronte caldo, il fronte si occlude, si chiude, e anche qui la precipitazione si esaurisce. In alcuni casi, ma sarebbe forse meglio andare all'ultima slide che è qua. In alcuni casi succede questo. Questa è la rappresentazione di quello che avete visto prima nella fotografia. Vedete, questo potrebbe essere l'impianto planimetrico di un sistema convettivo in cui c'è un cumulo nembo, che è il cerchio più grande, e intorno circondato da cumuli che si vengono via via formando ed accrescendo. Questa è la storia, per esempio, segnata con A, di un cumulo che prima si forma, prima l'avevamo vista, diciamo, in una rappresentazione lineare. In realtà tutto il sistema si muove nello spazio, e si muove nello spazio sia in questa direzione, diciamo, segnata dalla freccia, sia nella direzione ortogonale.
i cumuli si muovono, man mano il cumulo si accresce, in centro di questo, di questa rappresentazione c'è sempre un cumulo nembo più grande in cui avviene, diciamo, la fase parossistica del, del processo. Intorno man mano le altre, poi qui si va verso una fase di esaurimento, ma intorno man mano il, per gli altri cumuli si ripete il processo. Quindi vi dicevo prima che, non che la fotografia non rappresentava un caso inusuale, ma un caso piuttosto conosciuto in cui c'è la formazione, l'accrescimento e poi l'esaurimento di un treno di cumuli in un sistema di questo tipo qua. Quindi adesso possiamo anche tornare indietro, perché quello che succede in questo treno può essere che la velocità dell'aria, la velocità di accrescimento di questi sistemi faccia tale, sia tale per cui tutti questi formazioni di cumuli in realtà si concentri in un unico sistema nuvoloso come questo. Qui vedete ci sono varie velocità, qui tipicamente le velocità sono dell'ordine di centinaia di chilometri all'ora, e quindi tutto il sistema che avevate visto prima suddiviso in vari cumuli che si vanno formando in realtà avviene all'interno di un, di una grande nube che crea un nubifragio di grande intensità, e questa si chiama, si definisce supercella. Qui il fatto che scriva hail significa anche grandina, perché la precipitazione, la velocità è così, è di tale intensità che le particelle di ghiaccio non fanno in tempo a fondersi e quindi a diventare gocce. E vedete l'intensità è dell'ordine dei 100 mm all'ora, che impareremo, e impareremo tra poco che 100 mm all'ora sono tanti millimetri di precipitazione. Qui naturalmente si segue tutta la dinamica della supercella, ed è un aspetto che va tenuto in conto, quindi ci sono varie, poi la dinamica di tutte queste cose è estremamente complessa, estremamente interessante, e naturalmente tutto questo lo si può studiare non solo solo osservativamente, ma anche attraverso le opportune equazioni del moto che si studiano per esempio a fisica dell'atmosfera. Questo per quanto riguarda le modalità di formazione delle precipitazioni, cioè abbiamo tre tipi di innalzamento e sostanzialmente due tipi di evento, un evento di estremo, poi mescolati tra di loro in varie situazioni diverse. È l'evento convettivo e l'evento stratiforme di precipitazione. Sono vari tipi di nube intermedie, diciamo, che non generano precipitazioni. Noi però siamo degli ingegneri e siamo seduti sulla superficie della Terra. Finora abbiamo tenuto la testa in mezzo alle nuvole e noi andiamo a valutare che cosa succede alle precipitazioni quando arrivano sulla Terra. Noi siamo interessati al ciclo idrologico terrestre. Prima di passare a questa fase della descrizione, però, vi ricordo quindi quali sono i fattori che influenzano le precipitazioni. Beh, certamente la latitudine. Abbiamo visto che ci sono alcuni punti sulla superficie della Terra che sono legati alla latitudine, in cui si formano preferenzialmente delle nubi, quindi in quei posti c'è più precipitazione che in altri posti. L'altitudine. L'altitudine perché quando la superficie terrestre presenta delle montagne, queste innescano un meccanismo orografico, quindi sulla cresta delle montagne, in prossimità delle montagne, tende a piovere più frequentemente che in pianura. Per dire, la pianura padana riceve 400 mm di precipitazione all'anno, mediamente. Trento riceve 1000 mm di precipitazione all'anno. Alcune situazioni, diciamo, più in alto ricevono 1500 mm di precipitazione all'anno.
L'attitudine non è peraltro l'unico fattore che controlla questa situazione. Il caso tipico sono le montagne in California. Voi vedete questi film di Hollywood in cui, se le riprese sono fatte la California è soggetta a siccità di solito, però diciamo le montagne che in prossimità della costa sono, possono essere relativamente verdi, lì piove, arrivano le piogge dall'oceano e lì piove. Dietro ci sono almeno altre 2-3 catene di montagne. Ogni volta che si va più in centro, la parte di massa d'aria che passa sopra queste montagne è sempre più secca, quindi in fondo ad un certo momento non piove più, ma non perché non ci siano i fenomeni orografici, questi ancora ci sono, ma la quantità di umidità dell'aria si è esaurita prima, quindi conta non solo l'altitudine ma anche il posizionamento. In realtà Trento e Bolzano sono nel cuore secco delle Alpi, sono dei punti in cui piove meno, perché parte delle precipitazioni che provengono da sud o da nord si sono già esaurite, e quindi questo conta, e quindi conta anche la posizione, non solo l'altitudine. A livello globale la distribuzione delle precipitazioni ha un picco all'equatore e alle medie latitudini, dove più o meno siamo noi. In mezzo ci stanno i deserti, tutto è legato alla circolazione globale. Vedete anche una cosa interessante sulla quale voi non avete mai probabilmente riflettuto, cioè che ai poli piove pochissimo. Poli, noi vediamo il ghiaccio e quindi ci viene l'idea che ai poli piova tanto, in realtà sia le condizioni, cioè i poli fa molto freddo, quindi nell'aria non ci può essere una grande quantità di umidità, e di solito piove anche poco, e lo vedete rappresentato in questa slide. Questo è un grafico tratto da un libro storico a cui sono affezionato, della stessa praticamente situazione. Un aspetto importante delle precipitazioni con cui noi avremo a che fare è legato alla distribuzione spaziale delle precipitazioni. Che cosa vedete in questa immagine? Vedete immagini a diverse scale. Per esempio vedete il 30 maggio 2007 qui tutta la superficie della Terra. Ormai la superficie della Terra è coperta da una serie di sensori su satelliti e da una serie diffusissima di, non così come vorremmo peraltro, di misuratori a terra con cui i dati dei satelliti vengono tarati, per cui praticamente in tempo reale viene distribuita l'intensità di precipitazione sulla superficie della Terra. Questi puntini che voi vedete qui però hanno un lato di 25 km o addirittura di 250 km di lato. 254 km di lato significa che sulla Terra ce ne sono 4, per esempio. Sulla Terra, sull'Italia ce ne sono solo 4. Quindi queste immagini mediano comunque una realtà spaziale che è molto più dettagliata. E difatti lo vediamo nelle immagini di sopra, in cui peraltro qui abbiamo tutti gli Stati Uniti e vediamo una risoluzione, ma con una risoluzione maggiore quello che avviene e che viene misurato. Qui ancora un radar che agisce su 512 km e il pixel, il punto su cui viene data la risposta, è di 4 km. E qui infine un radar su cui la risposta viene data a 125 metri. Cosa vedete? Ad ogni scala di rappresentazione c'è un'estrema variabilità spaziale della distribuzione delle precipitazioni, che è legata sia ai fenomeni convettivi a piccola scala che ai fenomeni a grande scala, che è la presenza in questo caso di orografia, in questo caso gli Appalachi e le montagne che stanno nella costa est degli Stati Uniti. Quindi la precipitazione, vi dice questa immagine, è la cosa variabile. Quanto variabile? Forse la cosa più variabile che esiste sulla faccia della Terra, e discontinua quasi da punto a punto. Non è rappresentabile. Come fate a rappresentare con una superficie continua questa cosa qua? E discontinua anche nel tempo spesso, perché poi
quindi molto difficile da catturare in una descrizione matematica corretta. E la complessità spaziale della precipitazione ha a che fare con la complessità della dinamica che la genera, dell'interazione tra movimenti nell'atmosfera e l'interazione con il suolo, che non è completamente risolta. I modelli meteorologici, peraltro, vi dicono ormai con precisione quando piove e dove piove, però con maggiori difficoltà vi dicono esattamente quanto piove. Quindi anche queste immagini, in realtà, c'è una scala in millimetri, però non dovete crederci poi più di tanto, nel senso che dove è rosso, qui dovete pensare che ci sono dei fenomeni convettivi in atto in cui è probabile che ci siano precipitazioni intense. E i numeri che compaiono lì sono comunque un'interpretazione di tipo statistico, in genere, delle immagini che vengono prodotte. Cioè, di solito quel colore lì significa che lì ci sono 50 mm o 100 mm di precipitazione. Però se voi vi trovate lì, potreste verificare che in media magari questo calcolo va bene, ma la varianza di questa risposta è molto limitata, è molto grande. Questo lo si può vedere con altri tipi di analisi, per esempio l'analisi dello spettro di Fourier, in cui voi andate a riportare qual è la struttura spaziale del segnale che dà la precipitazione in un certo posto, in particolare qui dite in un posto, in un'area che è coperta dal radar. E il fatto che la curva sia fatta in questo modo vuol dire che ci sono fluttuazioni su tutte le scale nella risposta della precipitazione. Quindi, di nuovo, la precipitazione è un fenomeno molto irregolare nel tempo e nello spazio, e noi dovremmo trovare degli strumenti matematici adeguati per poterlo descrivere. E quando si dice i finanziamenti sono distribuiti a pioggia, non ci si riferisce a questo, perché forse ci si riferisce a questo nel senso che i soldi vanno sempre da una parte piuttosto che da un'altra, perché la precipitazione, qui vedete, va preferenzialmente in alcune direzioni ed è concentrata, è distribuita in modo stranissimo. E quando si dice a distribuzione a pioggia, di solito in realtà si intende l'irrigazione a pioggia, quella sì è uniforme, ma il nome in qualche modo è misleading, come direbbero gli inglesi, cioè non rappresenta la realtà del fenomeno piovoso naturale. E qui ritorniamo appunto all'immagine di prima. Questa immagine spiega perché la precipitazione è tanto variabile nel tempo, perché ci sono questi fenomeni convettivi che sono l'origine ultima della precipitazione, questi fenomeni di innalzamento, l'interazione con questa complessità anche della superficie della Terra, che è molto complessa, e tutto questo genera appunto tutta la variabilità che abbiamo visto. Il nostro compito sarà ridurre questa variabilità a degli elementi che possono essere possono in qualche modo accrescere la nostra conoscenza e possono essere utili per determinare, per esempio, fare certe proiezioni su alcuni progetti. Per esempio, voi siete degli ingegneri, quindi l'analisi idrologica vi serve anche, al di là del piacere magari di sentirmi parlare, vi serve anche poi per progettare delle cose, e quindi noi dovremmo ridurre tutta questa complessità ad una semplicità operativa che è sufficiente. Thank you.